L'onorevole D'Alema, in un convegno sull'immigrazione, D'Alema è uno dei leader più prestigiosi del Partito Democratico, ha detto che l'Italia, per avere un buono sviluppo economico, necessita di almeno altri 30 milioni di immigrati. Necessita l'Italia di almeno altri 30 milioni di immigrati. Pensando che fosse un errore, ho fatto una ricerca. C'è un'agenzia che dice, no, veramente D'Alema parlava dell'Europa, ma nel bollettino, l'Europa è un altro discorso naturalmente, perché sono 27 paesi, una comunità più ampia, però nel bollettino del PD c'è scritto questo, 30 milioni di immigrati ancora, in un paese con una natalità negativa, bassa, dove non si fanno più figli, 30 milioni di immigrati. La mia domanda è molto semplice, onorevole D'Alema, non crede di avere un pochino esagerato? Non crede che un principio normale di responsabilità politica, come dire, dovrebbe indurre a dire cose meno ridondanti, a spararla un po' meno grossa durante una crisi di queste proporzioni? Buonasera, domani. Nei prossimi 15 anni l'Europa, se vuole mantenere un livello demografico ragionevole, sostenere i suoi sistemi di protezione sociale e avere un decente sviluppo economico, ha bisogno di almeno altri 30 milioni di immigrati. Proprio una necessità. Avendone bisogno, sarebbe ragionevole che li accogliamo bene. Da questo punto di vista gli immigrati sono certamente una risorsa, anche se è una risorsa che pone diversi problemi, non è in contraddizione. Diciamo. Io vorrei aggiungere una cosa, a me fa piacere che ci siano. Nel nostro paese complessivamente la presenza oramai di quasi 5 milioni di cittadini di origine straniera è una presenza positiva, portano nel nostro paese un'energia positiva, contribuiscono a far sì che girando per le strade incontriamo un certo numero di giovani e non soltanto persone anziane, portano un elemento di allegria, è una presenza gradevole, anche questo lo dobbiamo dire. Non possiamo accettare che il discorso pubblico sia dominato dal razzismo e dalla chiusura culturale che purtroppo in questi anni si sono affacciati, ha ragione Luigi Manconi, rompendo anche tabù che in ragione della forza della tradizione cattolica e della tradizione del movimento operaio sembravano invincibili nel nostro paese. Oramai è lecito dire il razzismo. Molte cose che sembravano un tabù sono diventate lecite nel corso di questi ultimi anni. La conseguenza, io non sono a favore dei tabù, ma certamente la conseguenza è stata quella di un certo degrado civile e culturale del nostro paese. Allora, io penso che questa è una battaglia difficile, ma è necessaria per l'avvenire del nostro paese e direi rappresenta anche un tratto dell'identità di un partito come il nostro. Poco da fare, qui si gioca davvero un tratto identitario di una forza democratica, di una forza progressista, di una forza che non rinuncia a battersi per affermare valori civili, che non rinuncia a battersi per contrastare quel dominio della cultura e della politica della paura che è il terreno fertile per la destra.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Una breve precisazione, l'onorevole D'Alema si è infastidito perché ieri ho detto che lui pensava che ci vogliono altri 30 milioni di immigrati in Italia. Perché l'ho detto? Per una ragione molto semplice, perché era scritto in un documento ufficiale del PD, ve lo mostro. In questo documento, come potete constatare e vedere, c'è la bandierina del PD, è un sito ufficiale, è il sito ufficiale del Partito Democratico, c'è scritto esattamente quello che io ho detto ieri a Radio Londra. Per correttezza professionale, potete toglierlo dallo schermo, per correttezza professionale avevo aggiunto che mi sembrava strano e che forse, secondo altre fonti, D'Alema aveva parlato dell'Europa. Bene, la precisazione è fatta, siano meno polemici, chiedano scusa loro per gli errori che fanno nei documenti ufficiali piuttosto che prendersela con un giornalista che li legge. Va bene? Grazie. Parliamo di un'altra cosa molto importante.